signori, questa è una giornata praticamente soprattutto di chitarre distorte, d'urla propiziatorie, ma di grandi ritorni, perché tutti quelli che ho attorno, bene o male, sono già stati protagonisti su questo palco, e anche i ragazzi di sotto che si stanno preparando e che concluderanno la serata. Apertura, per cui lascio... Se non mi tocchi è meglio, però... Ma entro i 10 secondi va bene. Data Dave, Data Kill, grande ritorno sul palco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Bella, stasera proporremo 5 pezzi dall'album nuovo e speriamo vi piacciono. Vabbè, bello, conciso. E poi c'è un mio amico Zazzo da Ventimiglia, gli Agi, sempre presenti con un po' di stoner. Cosa fai? Cosa fai adesso? Noi facciamo i 5 pezzi dei Data Kill, rifacciamo gli stessi, ripresentiamo la stessa roba, però rivista da noi. Io non l'ho detto. Era il surpresum. Però io verrei lo stesso per vedere se la sorpresa vale quanto l'attesa. E poi bomba, 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 sfregio. Sì, anche noi facciamo i pezzi dei Data Kill, ovviamente. No, è uno spettacolo tornare qua, è un'emozione, perché è una vita che non veniamo. E con la nostra reunion era uno dei primi posti dove volevo venire. Ho chiamato Larry e ho detto: Larry, se ti facci suonare, non romperci i coglioni. Avete fatto un video urlando: Larry, portaci a Rock in the Casbah, che è stato messo nelle nostre stories, eccetera. Quindi, è stata dei fossili questa qua. Esatto. E poi a chiudere da Fabriano, provincia di Ancona, Soundseek. Fabriano che... famosa per gli album Fabriano delle elementari. Sì, e tra l'altro che faranno i pezzi dei Data Kill. Esatto. Questa è... Allora, visto che state sfottendo, voglio dirvi che Larry, noi un anno fa gli abbiamo detto che suonavamo, si era dimenticato. Adesso lo frustiamo, andiamo giù, lo frustiamo, giusto? Larry suona i pezzi dei Data Kill. Ciao a tutti. Per punizione dovrà suonare i pezzi dei Data Kill.